8 anni fa iniziava una sequenza sismica tra le più disastrose che abbia colpito il centro Italia. 4 terremoti in poco più di 5 mesi, dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso, come è stata rubricata dall'INGV. Un evento catastrofico che ha determinato la creazione di un cratere di 8.000 km quadrati, una vasta area compresa in 4 regioni che include 138 comuni. Dopo 8 anni, credo che il primo dovere delle istituzioni sia di fare memoria delle vittime e delle famiglie che hanno perso i loro cari e i loro beni e chiedere scusa per i ritardi accumulati in troppe false partenze, commenta Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione e alla riparazione. Un dovere che spetta a chi oggi rappresenta le istituzioni, a prescindere da un cambio di passo che in quest'ultimo anno e mezzo è stato registrato e documentato. Al 31 luglio 2024, infatti, sono 31.786 le richieste di contributo per la ricostruzione presentate da soggetti privati per gli immobili residenziali o produttivi danneggiati, per un importo complessivo di 14,5 miliardi di euro. Le richieste approvate dagli uffici speciali per la ricostruzione sono complessivamente pari a 20.500 e rappresentano il 64% di quelle presentate, determinando la concessione di quasi 9 miliardi di euro e la liquidazione di 4,8 miliardi. Nel periodo compreso tra il 31 luglio 2022 e il 31 luglio del 2024 sono state presentate quasi 9.000 richieste di contributo per un importo concesso vicino ai 7 miliardi di euro, un dato che conferma come nell'ultimo biennio sia avvenuta una sensibile accelerazione. Più della metà delle richieste presentate sono relative a comuni delle Marche, il 57%, pari a 18.000 richieste, mentre il restante 43% si distribuisce tra Abruzzo, Umbria e Lazio.